Siamo qui con Stefano Campus e gli chiediamo le impressioni a caldo del Phosphor G 2019 a Padova. Allora, innanzitutto bisogna ringraziare la potente macchina organizzativa dell'Università di Padova che ha messo a disposizione la logistica, i ragazzi, i volontari e in una cornice spettacolare come l'orto botanico. È ancora presto per fare i conti finali, ma possiamo già dire che i numeri sono oltre 100 presentazioni di abstract che sono state accettate, divisi fra un'ottantina di presentazioni orali e il resto poster. Abbiamo avuto 21 workshop, nessuno ha avuto numeri così bassi da doverli, come dire, sono stati tutti attivati. Una nota assolutamente positiva a cui tengo molto è che uno dei workshop è stato proposto e realizzato da una classe di UNITIS di Torino, i quali hanno, sotto la supervisione del loro professore, hanno proposto in maniera assolutamente indipendente un workshop sull'utilizzo di software libero per risolvere, come dire, un problema di un cliente virtuale. Ha avuto un ottimo successo, ci sono state circa 15 persone che sembrano poche ma erano persone molto competenti e che quindi hanno maggiormente e doppiamente apprezzato il lavoro di questi ragazzi. Secondo il mio parere la direzione è quella giusta, le scuole sono la classe dirigente di domani e quindi educarli al software libero significa educarli alla cittadinanza attiva, alla trasparenza e alla migliore gestione delle risorse umane e soprattutto e anche di quelle economiche. Grazie Stefano.